Benvenuti, anche oggi vi saluto, io sono Filippo Salaris e qui con me c'è Valentino Pili, Salve. Che è un attore che si presta a questi momenti particolari, questi esperimenti in cui leggiamo un testo e vediamo criticità eventuali, perché non per forza ce ne devono essere, ma più che altro questo è un momento che funge da strumento proprio per approfondire alcune tematiche. Perché sì, è bello parlarne, andare proprio a spiegare tutte le cose, ma non sempre spiegare rende quanto poi concretamente fare le cose. Perché poi leggendo vengono fuori delle piccole perle e può venire fuori anche un approfondimento che è utile concretamente. Sì. Ok. Oggi abbiamo un testo particolare, non tutto, una piccola parte di... non si chiama La Sentinella, Sentinella di Frederick Brown, ed è un testo particolare, un breve racconto in realtà, noi ne leggiamo una parte ancora più piccola e grazie a questo testo esploreremo quello che è il colore. Devo dire, Valentino è stato mio allievo nel corso di lettura, abbiamo passato diversi momenti interessanti insieme e quindi mi aspetto tanto, questo è per caricare aspettativa. Bene. Niente pressioni, assolutamente niente pressioni. Ok, voglio aggiungere qualcosa su questo testo, lavoreremo, dicevo, sui colori. Per chi di voi volesse frequentare il corso di lettura, c'è la possibilità di frequentarlo online, cioè il videocorso, vi consiglio, c'è il link in descrizione, corso di edizione, corso di lettura, fine dello spot, già detto tutto, quindi lo trovate in descrizione. Bene, direi di iniziare con Sentinella di Frederick Brown. Era bagnato fradicio e coperto di fango e aveva fame, freddo, ed era lontano 50.000 anni luce da casa. Un sole straniero dava una gelida luce azzurra e la gravità doppia di quella a cui era abituato faceva ad ogni movimento un'agonia di fatica. Ma dopo decine di migliaia d'anni, quest'angolo di guerra non era cambiato. Era comodo per quelli dell'aviazione, con le loro astronavi tirate a lucido e le loro superarmi, ma quando si arriva al dunque, tocca ancora al soldato di terra, alla fanteria, prendere la posizione e tenerla col sangue, palmo a palmo. Come questo schifoso pianeta di una stella mai sentita nominare finché non ce l'avevano mandato. E adesso era solo sacro, perché c'era arrivato anche il nemico. Il nemico, l'unica altra razza intelligente della galassia, crudeli, schifosi, repugnanti mostri. Ok, è una lettura interessante. Ti dico, per mia sensazione, sei partito molto molto solenne. Sei partito, era bagnato fradicio e coperto di fango. Sto esagerando un po'. Certo. È una scelta che noi possiamo fare. Quindi va bene. Te la posso comprare questa scelta. Non mi sembra funzionalissima per l'inizio di un racconto, a me personalmente. Oggi lavoriamo con i colori, diciamo così. Lavoriamo con le intenzioni, volgarmente vengono dette, anche colore è in realtà un modo di dire, perché in realtà non andiamo a colorare nulla, se non magari con la nostra penna, con la nostra matita andiamo a segnarci delle parti con i colori per capire come pronuncio una, come pronuncio l'altra. Ora io ti chiederei, ragionando su questo testo che abbiamo davanti, cosa possiamo fare? Scegliamo delle intenzioni, faccio un esempio, giusto per completezza. Solenne, me ne sono segnati perché sono tantissimi, ce li possiamo anche inventare, però solenne, che è quello che hai portato tu per la maggior parte del testo, non tutto, arguto, squillante, grave, ironico, affettuoso, drammatico, bonario, scherzoso, vedete, cerco di cambiare proprio per dare un'idea, convincente, imperioso, afflitto, sensuale, minaccioso, fiero. Sono solo alcuni esempi. Potrebbe esserci anche un altro colore che è quello narrativo, che è in realtà qualcosa di simile a questo. Era bagnato fradicio e coperto di fango, e aveva fame, freddo, ed era lontano 50.000 anni luce da casa. Narrativo, già siamo sul narrativo. Sì. Magari in alcuni momenti ci può stare, ma questo lo eviterei. Okay. Allora, abbiamo il testo diviso in, diciamo, due parti, due paragrafi. Beh, abbiamo un a capo, più che altro. Allora, definiamo
che cosa scegliamo per ciascun pezzo. Tu cosa sceglieresti? Togliendo il narrativo? Togliendo il narrativo. Togliendo il narrativo. Assolutamente sì. Ma io userei un drammatico per la seconda parte. Seconda parte era comodo. Ok, drammatico. Fino a dove? Fino a palmo a palmo. Palmo a palmo. E quindi questa parte ce l'abbiamo con drammatico. Ok, per la prima parte invece, che mi dici? Sono molto in dubbio. Perché togliendo il narrativo, questa prima parte è più una... è una descrizione di quello che... questa. Posso dirti una cosa? Certo. Allora, sì, stiamo descrivendo, ma dobbiamo... dargli un'intenzione. Sì, ma questo è chiaro. Però dobbiamo scegliere in qualche modo quanto ci avviciniamo ad aderire... aderendo al personaggio che viene narrato in qualche modo, il personaggio principale in questo caso, in questo racconto. Quanto posso aderire? Se sto fuori, sto neutro, neutrale, senza aderire, posso essere narrativo. Certo. Se inizio a avvicinarmi invece, sono un po' coinvolto, inizio un po' tutto a cambiare e posso mettere qualcosa in più. Se sono totalmente coinvolto, allora lì vado a caricare tutto bene. Non significa che sia la scelta migliore. No, certo. Io andrei a metà. A metà. Ok. Cioè, non totalmente coinvolto, ma neanche... mediamente coinvolto. Mediamente coinvolto. Ok. Vediamo un po'. Cosa mettiamo, comunque, in questa prima parte? Come, invece, come posso dire? Come intenzione, come colore? Solenne l'abbiamo provato prima, ma Solenne potrebbe essere molto... perché è una partenza molto forte. Sì. Invece abbiamo questa scena in cui c'è qualcuno che è bagnato fradicio. Esatto. Potrebbe essere, che posso dire, forse afflitto, adesso la sto mettendo, forse troppo afflitto. Afflitto però è molto vicino. È molto vicino. Trovare una via di mezzo... drammatico. Quindi fare anche la prima parte drammatica. È quello il problema, non possiamo fare tutto uguale, e c'è quel problema. Però possiamo fare un cambio, magari la prima parte la possiamo fare drammatica, la seconda più afflitto, essendo comunque dove si entra all'interno di un'argomentazione un po' più drammatica, ma in qualche maniera che ci avvicina narrativamente a ciò che stiamo raccontando. Vorrei che trovassimo un aggettivo. Fare la prima parte drammatica, facciamo okay. Un cambio. Drammatica la prima parte, sì. Fino a cambiato. Esatto. E l'altra metterei più un... quello che abbiamo usato prima, un afflitto. Afflitto. Era comodo per quelli dell'aviazione, con le loro astronavi tirate a lucido, le loro superarmi. In questa maniera? Sì, potrebbe starci. Ok, proviamolo, vediamo se funziona. Perché poi ci dobbiamo trovare, naturalmente, di fronte alla situazione vera. Devo scegliere, provo, vedo se funziona e se i pezzi si collegano abbastanza bene. Naturalmente questo è un esercizio, quindi non ci sono problemi. Ah, non abbiamo scelto la parte finale, come questo schifoso pianeta di una giusto. Stella. Giusto, giusto. Ira? Potrebbe sì. essere. Irato? Iroso? Potrebbe essere. Iroso. Ok. Vediamolo, sentiamolo. Vediamo se riesce l'esperimento. Vediamo se si sposano bene le variazioni. Era bagnato fradicio e coperto di fango e aveva fame, freddo ed era lontano 50.000 anni luce da casa. Un sole straniero dava una gelida luce azzurra e la gravità doppia di quella a cui era abituato faceva ad ogni movimento un'agonia di fatica. Ma dopo decine di migliaia d'anni quest'angolo di guerra non era cambiato. Era comodo per quelli dell'aviazione con le loro astronavi tirate a lucido e le loro superarmi. Ma quando si arriva al dunque, tocca ancora al soldato di terra, alla fanteria, prendere la posizione e tenerla col sangue, palmo a palmo. Come questo schifoso pianeta, di una stella mai sentita nominare finché non ce l'avevano mandato. E adesso era suolo sacro, perché c'era arrivato anche il nemico. Il nemico, l'unica altra razza intelligente della galassia. Crudeli, schifosi, ripugnanti mostri. Ok, è interessante. Mi mancano ancora delle giunture però, Bisogna collegarlo un pochino Bisogna meglio. Collegarlo un pochino meglio. E non mi convince pienamente la prima parte drammatico. Mm. Anche perché non c'era realmente il dramma, ma perché non ho sentito il dramma. Perché era tutto molto legato. Mm-hmm. Invece mi servono qualche pietra in più, qualche macigno in più. Tu sei andato
Era bagnato fradicio e coperto di fango e aveva fame, freddo ed era lontano 50.000 anni luce da casa. Un sole straniero dava una gelida luce azzurra e la gravità doppia di quel... È tutto molto legato. Mm-hmm. Invece, magari più frammentato, con qualche apertura tonale in più, ci fa, fa gioco nostro. Okay. Ok, mi raccomando, quando alzi la voce, stacca leggermente il microfono. Certamente. Era bagnato fradicio e coperto di fango e aveva fame. Freddo ed era lontano 50.000 anni luce da casa. Un sole straniero dava una gelida luce azzurra e la gravità doppia di quella a cui era abituato faceva ad ogni movimento un'agonia di fatica. Ma dopo decine di migliaia d'anni, quest'angolo di guerra non era cambiato. Era comodo per quelli dell'aviazione, con le loro astronavi tirate a lucido e le loro superarmi. Ma quando si arriva al dunque, tocca ancora al soldato di terra, alla fanteria, prendere la posizione e tenerla. Col sangue, palmo a palmo, come questo schifoso pianeta di una stella mai sentita nominare finché non ce l'avevano mandato. E adesso era suolo sacro perché c'era arrivato anche il nemico. Il nemico, l'unica altra razza intelligente della galassia. Crudeli, schifosi, repugnanti mostri. Ok, era molto più legata poi la parte... palmo a palmo, e poi è salito come questo schifoso pianeta. Perché appunto dobbiamo fare dei legami, dobbiamo passare da una all'altra e lo dobbiamo fare con le parole. Certamente. Possibilmente andando a impennarci in questo caso, perché aumenta l'energia. Una delle cose che mi è piaciuta è che hai sporcato in alcuni punti. Adesso ti chiedo di fare una lettura che sia più movimentata col corpo. Perché questa, l'abbiamo già detto, è fondamentale. Certo. Non tanti movimenti che ci rischiano di far fare chissà quale rumore, ma semplicemente un qualcosa che ti obblighi a variare. Ok? Certo. Invece di fare sempre la punta, cioè andare lì, era bagnato fradicio e coperto di fango. Semplicemente. Ok. Non che non ci fosse, ma possiamo giocarcela però meglio. Però possiamo provare a giocarci di più. E vorrei che fosse più unita la parte... quest'angolo di guerra non era cambiato. Era comodo per quelli dell'aviazione. Vorrei che fosse più legato. Quell'angolo di guerra non era cambiato. Era comodo per quelli dell'aviazione. Più legato. Loro, sì, se lo facciamo afflitto, dobbiamo comunque arrivarci. Abbiamo qualche parola per arrivarci, ma devo sentire il pensiero, la variazione. Certamente. Posso farla con un respiro, però non può essere troppo netta, perché non abbiamo il tempo di pensare a lungo in silenzio. Certo. Quindi dobbiamo metterlo nel testo. Era bagnato fradicio e coperto di fango e aveva fame. Freddo ed era lontano 50.000 anni luce da casa. Un sole straniero dava una gelida luce azzurra e la gravità doppia di quella a cui era abituato faceva ad ogni movimento un'agonia di fatica. Ma dopo decine di migliaia d'anni, quest'angolo di guerra non era cambiato. Era comodo per quelli dell'aviazione, con le loro astronavi tirate a lucido e le loro superarmi, ma quando si arriva al dunque, tocca ancora al soldato di terra, alla fanteria, prendere la posizione e tenerla, col sangue, palmo a palmo. Come questo schifoso pianeta di una stella mai sentita nominare finché non ce l'avevano mandato. E adesso era suolo sacro perché era arrivato anche il nemico. Il nemico, l'unica altra razza intelligente della galassia. Crudeli, schifosi, ripugnanti mostri. Ok, questa te la compro meglio, questa versione. Allora ti segnalo, hai detto, perché c'era. Perché era, hai detto, semplicemente, invece che perché c'era. Oh. Solo per rispettare il testo. Certo, non è certo. Un problema, in questo caso non è un problema. Poi ti voglio segnalare una cosa che può essere utile a loro. Certo. Quando facciamo una lettura espressiva dobbiamo rispettare la punteggiatura, perché la punteggiatura ci dice tanto su ciò che ha scritto chi ha pensato il testo. Certo. Abbiamo delle libertà e tu te ne sei presa una. Crudeli, schifosi. Ripugnanti mostri. Ok, non c'è una virgola dopo schifosi. Dopo crudeli, scusami. No.
Quindi è crudeli schifosi. Ok, noi possiamo farlo, quello che ha fatto Valentino, è lecitissimo. Però se invece volessimo leggere quest'ultima parte come è stata scritta, perché nessuno ci vieta di seguire pedissequamente quello proposto, proviamo a vedere che succede. Partiamo da come questo schifoso pianeta. Come questo schifoso pianeta, di una stella mai sentita nominare finché non ce l'avevano mandato. E adesso era solo sacro perché c'era arrivato anche il nemico. Il nemico, l'unica altra razza intelligente della galassia. Crudeli schifosi, ripugnanti mostri. Ok, e così abbiamo rispettato questo. Poi ti faccio notare una cosa, nella seconda parte. Era comodo per quelli dell'aviazione con le loro astronavi tirate al lucido e le loro superarmi. E qui è cambiato. Ma quando si arriva al dunque, tocca ancora al soldato di terra, alla fanteria, prendere la posizione e tenerla. C'è stata una vena ironica. Sì. Teniamola. Segniamola. Questo per capire che, a parte che leggere a voce alta ci aiuta comunque a trovare nuove cose. Mm. Ma poi anche in questo testo, che è breve però, nonostante questo, noi possiamo mettere più intenzioni. Vorrei fare un esempio, ma non completo, scegliendo delle impostazioni a caso. Un esempio. A casa, fino a casa, nella prima parte, decido di farlo bonario. Ma proprio cose che non c'entrano nulla. Poi, tutto l'altro pezzo, fino a fatica, decido di farlo imperioso. Sto passando da uno all'altro, Lo farò io l'esempio, non ti certo, preoccupare, certo. Vale. È no, giusto? No, io... Non ti faccio fare questi virtuosismi inutili, perché sono inutili. È solo per capire cosa si può fare. Ma dopo decine di migliaia d'anni decido questa parte scherzosa. Mi fermo qua per non fare un esempio lunghissimo. Dunque, era bagnato fradicio e coperto di fango e aveva fame, freddo ed era lontano 50.000 anni luce da casa. Un sole straniero dava una gelida luce azzurra e la gravità doppia di quella a cui era abituato. Faceva ad ogni movimento un'agonia di fatica. Ma dopo decine di migliaia d'anni, quest'angolo di guerra non era cambiato. Naturalmente sono intenzioni casuali, ma è un esercizio. Capiamo che se ce la giochiamo bene con le intenzioni, anche le cose più stupide, come questo esempio che ho fatto io, possono acquisire un senso. Poi sarà un senso inutile, come in questo caso, però si può lavorare. Sì. Io ti ringrazio, Vale. Grazie a te. Grazie mille di esserti prestato a questa lenta agonia di questa lezione, mia più che altro, non tua. E niente, voglio ricordarvi, ci sono i nostri corsi di lettura e di dizione, trovate il link in descrizione, e non ho altre rime in one, e quindi vi salutiamo e vi ringraziamo per aver seguito. Grazie.